per fare la paposcia, lievitata 48 ore con lievito madre, viene allungata. Con l'impasto tipo pizza? Pizza. Ah, pizza. Viene messo l'olio evo sopra, si impala, è portata a cottura. Ah, senza gli ingredienti sopra? Quindi. Senza gli ingredienti sopra. Al momento in cui si gonfia e viene cotta, uno decide il gusto da mettere all'interno. Dove noi la prepariamo con tipica viestana, che cime di rapi, caciocavallo e salsiccia. Poi per i più bambini la prepariamo con il prosciutto crudo, mozzarella, fior di lasche, grana, rucola. Cerchiamo di valorizzare i prodotti locali. Le invitiamo a chi viene di trovare ristoranti, prodotti locali. Si viene in Puglia per mangiare i prodotti locali. La invitiamo veramente a provare, Marco, se ti capita, a mangiare proprio cicorie e fagioli con il pane bruschettato. Sono piatti poveri, cioè tu pensa che allora questi erano i piatti poveri, oggi sono piatti della ristorazione. Allora, questa è la paposcia. Adesso lasciamo i comandi al mio collaboratore, che lui la deve riempire. Quindi la prendi, la tagli, si fa la base con pomodoro e mozzarella, tipo caprese. E poi andiamo a condire proprio come una caprese, quindi con sale, origano e olio. Esatto, estremamente lingua. Secondo me la cosa importante per farlo uscire bene è non riempirla né troppo poco né troppo. Adesso non copre il gusto. Poi ci mettiamo la rucola. Sabato 24 mesi di stagionamento e alla fine ci metto un altro giretto d'olio e l'acqua. Marco, e questa è la vera abbondanza. Spettacolo. È la nostra paposcia preparata al minuto. Si crea, non si fabbrica qua, si crea tutto al minuto. Mamma mia, ragazzi, dalla pasta al condimento. Piano. Ok, Marco, adesso arriva la parte più buona e più bella del video. Che dire, un voto, raga, venite 11. A mangiare, venite. E loro sono le collaboratrici della Viestana. Se ti fermi qua ti preparo una bella bruschetta con il caciocavallo fuso sopra, così è sempre un prodotto tipico. Siete pronti a mangiare la paposcia? Wow, guarda. Wow. Beccati che storia. Ah, è sopra il caciocavallo, sopra. Vai. Com'è? Allora, caciocavallo sopra, pomodoro, salsiccia e melanzane sott'olio. Sì? Melanzane. Ah. Buono. Uno spettacolo. Descrivibile. In che senso? È troppo buono. Ah. È croccante. Sì. Saporita. Sì. C'è la salsiccia che è la fine del mondo. Sì. Caciocavallo sopra che è un po' croccante, un po' abbrustolito, è buonissimo. L'impasto è croccante ma morbido. È tutta fantastica. Adesso dammi qua che me la mangio tutta io.